L'altra volta abbiamo cominciato a vedere il concetto di intervallo. Abbiamo visto che essenzialmente un intervallo è un particolare tipo di sottoinsieme di numeri reali, okay, che tra virgolette non ha buchi. Abbiamo già visto cosa significa questo. Cioè, per essere due qualunque elementi del sottoinsieme, tutti i reali compresi tra questi due sono anche essi elementi dell'insieme. D'accordo? E un intervallo. Tutti gli intervalli sono rappresentabili geometricamente come segmenti, semirette o addirittura l'intera retta reale è essa stessa un intervallo. Okay. Faccio un esempio. Qui abbiamo un insieme formato da tutti i numeri reali compresi tra meno 4 e 9 con gli estremi inclusi. Quando gli estremi sono inclusi, quindi sulla retta, rappresento 0, sul 9, meno 4, questo segmento è quello che rappresenta l'intervallo A. Se gli estremi sono inclusi, ripeto, si chiama chiuso, per il fatto che qui c'è un minore o uguale. Allora si dice che è chiuso. Se invece gli estremi non appartengono all'intervallo, l'intervallo si chiama aperto. Un modo sintetico per scrivere la stessa cosa è racchiudere gli estremi tra due parentesi. Le parentesi sono quadre se gli estremi sono inclusi. Sono tonde se gli estremi sono esclusi. Per esempio, intervallo analogo al precedente ma senza estremi l'avrei rappresentato con il 4 e il 9 compresi tra parentesi tonde, oppure qualche testo le rappresenta anche così, con le parentesi quadre ma aperte dall'altra parte, aperte verso l'esterno. Per trovare tutti i parentesi. Se invece uno solo dei due è incluso, esempio, se solo meno 4 appartiene all'intervallo ma 9 no, allora ho una scrittura mista. Questo è un intervallo semi aperto o semi chiuso, se preferite chiuso a sinistra, aperto a destra e via dicendo. Vale anche l'altra possibilità. Questo è chiuso a destra e aperto a sinistra. Include il 9 ma non il 4. Ok. Attenzione. Supponiamo di avere tutto insieme x è formato da numeri reali tra meno 1 e 2, un intervallo aperto, a cui aggiungo unito a tutti i numeri sempre reali tra 3 e 4. Quindi
2, 3, 4, 5, 6. A è formato quindi da questo segmento con 1 e 2 esclusi e questo segmento con 3 e 4 esclusi. Questo è un intervallo? No. No, perché se prendo un elemento che appartiene a questo segmento, cioè la x la prendo qua e la y la prendo qui, non è più vero che tutti i numeri tra x e y sono appartenenti ad A. Morale della favola, l'unione di due intervalli non è detto che sia un intervallo. Se ho un insieme formato dall'unione di due o più intervalli, non è detto che io abbia un intervallo. Viceversa, se prendo A i numeri reali tra meno 1 e 2 e B i numeri reali tra 0 e 3, allora questo è il primo intervallo e questo è il secondo. La loro intersezione ha intersecato lì. La cosa è formata elementi comuni nell'insieme dei numeri reali tra 0 e 2. E questo è un intervallo. Se interseco due intervalli, a patto di non avere un insieme vuoto, se l'intersezione non è vuota, è un intervallo. Questo è un intervallo, mentre come prima questo non è un intervallo. Perché gli manca un pezzo. Detta proprio terra terra, che più terra terra non si può. Ok? E questi li abbiamo già visti in realtà. E tutte le volte che abbiamo risolto, ripeto, una disequazione, abbiamo trovato intervalli. C'è una classe, un insieme di intervalli particolarmente importante e utile, che adesso vediamo. Vedete, per esempio, questo è l'intervallo, numeri reali, intervallo aperto che va da meno 1 a 3. Scusate, sì.
tutti i numeri compresi ma diversi da 0 e da 3 sono interni a questo intervallo. Poi tra un attimo vediamo cosa sono, significa essere interno o no. Prendete per esempio l'1. Ok? L'intervallo A è un intervallo aperto che contiene l'1. 1 è appartenente ad A e A è un intervallo aperto. Se dico aperto significa aperto a destra e a sinistra, cioè non contiene nessuno dei suoi estremi. D'accordo? Quando ho un intervallo aperto che contenga un determinato numero, questo intervallo posso chiamarlo un intorno di quel numero. Cambio pagina, definizione. Vediamo x con 0. Preso un qualunque numero reale, definisco intorno di quel numero qualunque intervallo che contiene aperto, perdono, è essenziale, che includa ovviamente ogni numero ha infiniti intorni o infinite possibilità. L'esempio di prima non è intorno solo di uno ma di qualunque numero tra 0 e 3 esclusi 0 e 3. Ok? L'intorno è un intervallo aperto. D'accordo? Proprietà degli intorni. Preso x appartenente ai numeri reali con 0. Con 0 significa un particolare x. Qualunque sia, non è importante. E questo i di x con 0 indica un intorno qualunque di x con 0. La prima proprietà è che non è vuoto. Perché? Perché ogni intorno di un numero contiene almeno quel numero. Chiaro? Se ho due intorni, i e il primo dello stesso punto, con 0, la loro intersezione è ancora un intorno di con 0. Se interseco due intorni di uno stesso punto, ho ancora un intorno di con 0. Thank you.
necessità fondamentale degli intorni e dei numeri reali. Questa è una proprietà cruciale, sul libro ahimè non c'è. Se prendo due numeri reali distinti, x e y, entrambi reali, con x minore di y per esempio, ma basta che siano diversi, esiste sempre almeno un intorno del primo numero e un intorno del secondo numero tra di loro disgiunti. Siano diversi, posso sempre trovare un intorno del primo numero, questo intervallo aperto che contiene il secondo zero, e un intorno del secondo tra di loro disgiunti, non hanno niente in comune. Questa proprietà che caratterizza l'insieme dei numeri reali si chiama proprietà di separazione o di Hausdorff. Separazione. Intervalli sufficientemente stretti attorno a x dare y con 0 e questi sicuramente non hanno niente in comune. Se prendo l'ampiezza del primo intervallo e l'ampiezza del secondo, ok, più piccole della differenza dei due numeri, questa proprietà è immediatamente verificata. Vedete l'intervallo aperto meno 2, 4, cioè tutti i numeri reali tra meno 2 e 4 con meno 2 e 4 esclusi. Guarda. Questo è un intorno di qualunque numero tra meno 2 e 4. Ok? Se però prendo il punto centrale dell'intervallo, cioè la media verso gli estremi, è 1, questo posso chiamarlo intorno circolare o simmetrico di 1.
Detto in altri termini, ogni intorno è un intorno circolare del suo punto medio, del punto medio tra gli estremi. La semidifferenza tra gli estremi si chiama raggio dell'intorno. Prendo l'estremo superiore, tolgo l'estremo inferiore, divido per due, ho il raggio dell'intorno. L'intervallo meno 4 più 2, 4 è un intorno circolare di 1 di raggio 3. È un modo di dire. Il raggio potete anche chiamarlo semiampiezza dell'intervallo o dell'intorno. Viceversa, se voglio un intorno di un certo punto di raggio delta, voglio un intorno circolare, di x con 0 di raggio delta, allora avrò l'intervallo che ha per estremi i numeri reali, che ha per estremo inferiore il centro meno il raggio e per estremo superiore il centro più il raggio. Oppure, rappresentato in modo sintetico, c'è 0 meno delta, estremi esclusi. Esempio. Mi interessa avere un intorno circolare simmetrico di 3 con un raggio 2. L'intorno che mi interessa avrà estremi 3 più 2, 5 estremo superiore, 3 meno 2, 1 estremo inferiore. Faccio la media degli estremi, 5 e 1, 6 diviso 2, 3, centro, e se mi ampiezza 5 meno 1, 4 diviso 2, 2, raggio. Perché sono importanti gli intorni? Beh, per esempio, voglio controllare una cosa. Quando diciamo, per esempio, quando do un'approssimazione, radice di 2 lo approssimo in questo modo fermandomi alla seconda decimale. Quello che sto dando è un intorno, perché? Perché io dico che non so cosa c'è in questa cifra. Mi fermo al decimale, al centesimo e
quando mi fermo arrotondo questo per eccesso, se qui ho un numero da 5 in su, lo lascio uguale se ho da 4 in giù. Questo significa, se scrivo così, che il numero che mi interessa è compreso tra 1,404 e 5, pardon, e 1,414. Questo è un intorno. Ok? Tutte le volte che anche in fisica do un risultato con una certa incertezza, il risultato è il centro dell'intorno, l'incertezza è la semiampiezza dell'intorno stesso. Può essere relativa alla seconda decimale, alla terza, alla quarta, alla cinquantesima, non ha importanza. Ho un intorno. Ogni volta che faccio una misura, determino non un numero, ma un intorno, caratterizzato dalla sua incertezza. Ok? Tipicamente, magari cominciamo con gli irrazionali, quelli che hanno infinite cifre dopo la virgola, perché tentare in modo decimale si tronca da un certo punto di vista in poi, no? Seconda, decimale, terza, quello che mi serve. In realtà sto parlando di intorno, questo non è un numero, ma questo lo rappresenta in modo esatto, questa è un'approssimazione, cioè è un intorno. La semiampiezza di quell'intorno è fissata dalla cifra che io butto via. Detto questo, quindi questo è un contesto dove i torni vengono fuori facilmente, poi vediamo che più avanti. Un altro concetto chiave, indefinibile in termini di intorni, è il seguente. Vi ricordate quando abbiamo uno degli esempi precedenti che abbiamo fatto qualche giorno fa era l'insieme di tutte le frazioni unitarie. Vediamo. A è fatto da 1 un mezzo, un terzo e via dicendo. Tutte le frazioni positive che hanno numeratore 1 e denominatore quello che sia, un numero naturale. Lo rappresentavamo, non è un intervallo, scordate, lo rappresentavamo in questo modo, qui c'è lo 0, 1, 1, un mezzo, un terzo, un quarto, un quinto, via dicendo. Questo è un numero, un insieme infinito, perché ho infinite scelte per il denominatore, che dà risultati diversi. Ok? E però un insieme limitato, l'estremo inferiore, come già visto, che è 0, il superiore, che anche massimo è 1. Ora, qualunque punto io prenda escluso lo 0, prendo per esempio questo. Supponete di considerare un intorno di questo punto, se è aperto, sufficientemente piccolo. Questo è un intorno centrato ad esempio in un mezzo. In quell'intorno lì, quanti punti cadono di A, a parte il mezzo? Se io prendo questo e tolgo un mezzo, ciccia, nessun altro punto di A.
Quando questo succede, cioè se ho un punto, un elemento di un insieme tale che esiste almeno un intorno di quel numero che non contiene altri punti di A, questo punto si chiama punto isolato. È sufficiente che io trovi almeno un intorno, in realtà se ce n'è uno ce ne sono infiniti, tutti quelli più piccoli di questo. Ma qui c'è un punto speciale. Che succede se prendo un intorno attorno allo zero? Se prendo l'intervallo, ad esempio meno delta, delta con delta, positivo, non importa quanto piccolo. Zero non appartiene ad A, d'accordo, ma non fa niente. Se interseco questo intorno con A, cosa trovo? Trovo come questa? No. Supponete che delta sia un centesimo, ok? Delta è molto piccolo. Ma tutte le frazioni da un centesimo in poi cadono qua dentro. Quante sono? Infinite. Quando questo accade, cioè se c'è un numero che può appartenere o no ad A, non ha importanza, ma tale che qualunque intorno io prenda di questo numero, in questo caso 0, contiene infiniti punti di A, ok? Questo punto, cioè lo 0, si chiama punto di accumulazione. Un punto, ripeto, è di accumulazione di un insieme se qualunque intorno di questo numero contiene infiniti elementi di A. In realtà non è necessario chiedere che siano infiniti, basterebbe chiedere che abbia elementi di A diversi dai scontati. Se ne ha, comunque sono infiniti, perché vale per qualsiasi intorno io prendo. Attenzione alla differenza. Il punto è isolato se esiste almeno un intorno. Perché in realtà questo lo prende sufficientemente grande, anche questo contiene infiniti elementi di A. Ma la definizione non dice questo. Il punto è isolato se in almeno un caso, e se ne trovo uno ne trovo infiniti, ripeto, in almeno un caso posso trovare un intorno sufficientemente piccolo, in questo caso del punto, che non contiene altri punti di A. Allora il punto è isolato. Cioè, detto terra a terra, non ne ha altri sufficientemente vicini. Se viceversa, qualunque intorno io prenda di questo punto, qualunque intorno, non importa quanto grande o quanto piccolo, contiene comunque infiniti elementi di A, quello è un punto di accumulazione, cioè gli elementi di A si accumulano, si addensano attorno a questo punto. Ci fermiamo qua. Ok?